Enrico Castellani è considerato da molti una delle figure di maggior rilievo nell'arte europea della seconda metà del Novecento. È nato a Castelmassa, cittadina in provincia di Rovigo, il 4 agosto del 1930. Presto però abbandonò l'Italia per studiare arte, scultura e architettura in Belgio. Dopo aver studiato arte e architettura a Bruxelles, si stabilisce a Milano nel 1957. Qui diventa esponente attivo della nuova scena artistica, modellando il proprio stile. Già nei Senza Titolo del 1958 e 59, partendo dalla lezione di Lucio Fontana, crea dei chiaroscuri sulla superficie bianca, animandola con piegature e rigonfiamenti. A Milano, insieme a Piero Manzoni, fonda la rivista Azimut, proponendo l'azzeramento totale dell'esperienza artistica precedente. Questo azzeramento avviene attraverso l'utilizzo di tele monocrome, che sono deformate, dilatate e schiacciate per produrre effetti di luci e ombre sempre diversi al variare della fonte luminosa. Superficie nera a rilievo del 1959 ci mostra l'invenzione di uno stile originale. Aggetti e rientranze, sparsi irregolarmente, sembrano mettere alla prova il limite di massima tensione della tela. Castellani, per creare questa alternanza di concavo e convesso, utilizza chiodi fissati a un particolare telaio sul retro della tela. Nello stesso anno crea superficie bianca a rilievo che diventa una sorta di manifesto programmatico. I rilievi e gli avvallamenti generati dalle coppie di chiodi si uniformano in accostamenti di forze uguali e contrarie. Queste, attraverso semplici progressioni numeriche, ci ricordano la legge ritmica di scansione temporale. Castellani rimane legato alla bidimensionalità della superficie della tela, sulla quale diversifica i percorsi ritmici attraverso sporgenze e rientranze, seguendo linee ortogonali o trasversali, ordinatamente suddivise, affollate o dilatate. Percorsi differenziati negli stacchi e nelle altezze delle sporgenze della tela. A volte la ricerca di Castellani viene associata, sbagliando, ad altre esperienze artistiche contemporanee come l'arte programmatica e cinetica. La sua arte si distingue da tutto ciò perché si concentra sulla relazione tra luce e superfici. Una luce esaltata dalla gamma cromatica tra il bianco e l'alluminio, che si infila nei percorsi e nelle simmetrie in maniera imprevedibile e dinamica. Per la mostra Lo spazio dell'immagine del 1967 a Foligno e per Vitalità del negativo del 1970 a Roma, l'artista realizza L'ambiente bianco, un'opera ambientale in cui lo spazio ci appare incerto ed espanso a causa del bianco totale che annulla le dimensioni, ma anche grazie all'insistente scansione dei tracciati concavi e convessi. Le opere di Castellani nel mercato dell'arte sono fra le più ricercate e costose fra quelle del Novecento italiano e sono regolarmente scambiate nelle aste più prestigiose. Ad esempio, nel 2013, la sua superficie bianca numero 34 del 1966 è stata battuta da Christie's a Londra per 1,8 milioni di sterline. Uomo con una vocazione artistica ben chiara fin dalla giovane età, ha lasciato un vuoto nell'arte contemporanea italiana quando si è spento il 1 dicembre del 2017. Vale la pena scoprirlo e riscoprirlo se si vuole comprendere un pezzo importante della recente storia dell'arte italiana. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!